Cari amici, cari cristiani, buongiorno a tutti voi. Ritorna oggi, nel racconto evangelico, la figura di Giovanni il Battista. Nel racconto di Marco, egli, Giovanni, sottolinea con forza la differenza radicale tra il suo battesimo fatto con acqua e il battesimo di Gesù fatto nello Spirito. Proviamo ad ascoltare il racconto. Lettura del Vangelo secondo Marco. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaia: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero. Egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico, e proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». La differenza tra un battesimo fatto semplicemente con l'acqua e un battesimo fatto con lo Spirito potrebbe essere che, mentre il battesimo con l'acqua è solo un simbolo che richiama una conversione, un lavarsi, mandar via da sé ogni ombra di peccato, il battesimo fatto con lo Spirito, grazie alla forza di Dio che è questo Spirito, può cambiare interiormente la persona, può trasformarla radicalmente, può cambiare la sua identità. Lo Spirito Santo ci rende figli di Dio. Lo Spirito Santo trasforma il nostro cuore. I nostri cuori non saranno più induriti, non avranno più bisogno semplicemente di un'acqua che lava e che purifica, ma potranno aspirare a vette molto più alte, ad essere capaci di andare ben oltre la quotidianità e la frammentarietà di tutti i giorni, di essere simili a Dio. Che bello pensare che la forza di Dio è entrata nei nostri giorni attraverso quel poco di acqua che ci ha resi partecipi della forza di Dio. Buona giornata a tutti voi, carissimi.